Per quanto riguarda le opere prime e seconde, il cattivo poeta co-protagonista Francesco Patanè. Piacere, grazie di avermi invitato, grazie, grazie. Sono tempi dal cielo chiuso, e quel che oggi sembra grandezza non è che prepotenza. Conosce quest'uomo? D'Annunzio è con dente guasto. O lo si ricopre d'oro, o lo si estirpa. Volevo far conoscere ai nostri amici il ruolo che hai tu all'interno del film Il Cattivo Poeta. Allora, il mio ruolo è quello di Giovanni Comini, che è questo giovane gerarca fascista, il più giovane gerarca fascista italiano nel 1936. E il film è un film storico, quindi una storia vera. E appunto il film racconta gli ultimi 3 anni di vita di D'Annunzio dal punto di vista di questo giovane gerarca mandato in missione a spiare D'Annunzio per conto di Mussolini. E quindi il mio ruolo è quello di questo fascista in divisa che parte con una fiducia genuina, spropositata, ma incosciente da giovane nel regime, nel fascismo, e poi l'incontro con D'Annunzio gli cambia un po' la prospettiva, e quindi è in qualche modo un film di formazione dal punto di vista del mio personaggio. Questo film tra l'altro è uscito anche al cinema, ha avuto la possibilità di uscire al cinema verso maggio, se non sbaglio. Il 20 maggio è uscito, sì. Il tuo rapporto con le piattaforme, visto che ormai il cinema in un certo senso, purtroppo, per fortuna, dipende, sta andando anche diciamo in diverse direzioni, come appunto la piattaforma. Ma guarda, questo film in particolare è un film da cinema, quindi sono contento che la produzione, la distribuzione, la regia sia riuscita a insistere, a aspettare che si potesse tornare in sala, perché è un film che è visto sulla piattaforma, è sicuramente un bellissimo film, ovviamente rimane un bel film, però è studiato proprio per un altro tipo di dimensioni, per un altro tipo di... per la sala proprio. E per quanto riguarda le piattaforme, io poi sono all'inizio della mia carriera, quindi il mio giudizio, il mio pensiero è molto, a parte che umile, relativo. Come è successo che a un certo punto ti sei ritrovato catapultato in questa opera prima? Per te sì, è opera prima pure per quanto riguarda il cinema, perché tu hai fatto teatro prima, vero? Sì, ho fatto teatro, questo è il mio debutto sul grande schermo. È stato un caso, diciamo, poi non credo molto al caso, nel senso che ci sono cose che ci si attraggono. C'è destino che va. Sì, esatto. Io sono sceso a Roma per cercare di entrare in questo mondo, sono capitato a fare dei provini per questo progetto. Io all'inizio facevo la spalla per questo progetto, ovvero davo le battute per gli attori provinati. Ah, capito. E è capitato che proprio questo progetto fosse particolarmente nelle mie corde, diciamo, in qualche modo. E quindi il regista, dopo qualche settimana di provino, e il produttore pure, la casting, Francesca Borromeo, mi disse: ma perché non provi anche tu a fare il provino? Dopo una serie di provini poi andò. Quindi è andata bene, dai. Va bene, sì, per me è un debutto molto importante. È andata bene, tanto è vero che probabilmente ci sono anche dei progetti futuri, vero? Sì, adesso ancora non si può dire niente, però spero presto che si possa dire, certo. Qual è stata la sua emozione nel raccontare la storia di suo padre in un contesto americano così pieno di razzismo? È stato incredibile riuscire a mettere su pellicola questa storia. Sono stato benedetto nell'essere riuscito a lavorare con così tante persone fantastiche come Peter Farrelly alla regia. Un cast strepitoso come Viggo Mortensen, Mahershala Ali e Linda Cardellini e tutti quelli coinvolti. Quindi riuscire a realizzare qualcosa che parlasse della storia di mio padre, specialmente dopo tanti anni che volevo farlo, è stato come un sogno che si avverava. Com'è nata la collaborazione con Peter Farrelly? È stata una collaborazione fantastica, sai, non è noto per questo tipo di film, ma ho conosciuto Peter e subito ho capito che era una persona affidabile a cui consegnare la storia di mio padre e mi ha permesso di collaborare con lui. Tra l'altro sono stato anche il produttore del film e quindi parte di questo progetto. Ma alla fine devi lasciare il film nelle mani del regista e mi sono sentito molto tranquillo con lui e che dire, ha vinto l'Oscar come miglior film. Amazing job.